Mi collego proprio con il Canton Ticino, con Mendrisio, se non sbaglio, proprio precisamente, con Barbara Venneri, giornalista di Radio 3i. Buongiorno Barbara. Buongiorno, buongiorno a tutti e sì, corretto da Mendrisio. Da Mendrisio, nel cuore del Mendrisiotto, che ho scoperto esistere, perché me l'hai detto tu, non sapevo neanche esistesse, perché ho scoperto che questo San Martino, che è festeggiato anche da noi, è un po' la fine dell'estate, l'inizio dell'inverno, la fine della stagione agricola, insomma, viene festeggiato tante cose, ma lì da voi è veramente una festa nazionale quasi, mi viene da dire, a Mendrisio, giusto? Allora, una festa nazionale non lo so, però, anzi no, direi proprio di no. Però sì, cioè, è una festa molto molto sentita, soprattutto qui nel Mendrisiotto, però so che ci sono persone anche dal resto del Ticino che scendono appunto per frequentarla, più che altro perché è una tradizione veramente lunga, cioè una fiera che ha tipo quasi 400 anni quest'anno. Ok, E quindi 400 sì. anni di fiera, ok. E cosa si festeggia? Esatto, Come poi. quest'anno poi l'avete fatta lunga, da quanto ho capito, giusto anche? Come? L'avete fatta anche più lunga del solito quest'anno, se ho capito bene, perché ho fatto che chiudeva, finiva di Allora, più lunedì, che giusto? altro che finisce oggi, perché oggi è, cioè, solitamente non è il lunedì, però chiaramente deve comprendere il giorno di San Martino che è l'11, quest'anno cade l'11, cioè Di lunedì? quindi di lunedì, e perciò prosegue anche fino a oggi. Allora, diciamo che è una fiera che è molto sentita probabilmente perché oggi ha anche due valenze, no? Se vuoi, una volta come hai detto tu, quindi parliamo appunto di 400 anni fa, chiaramente adesso non è più così, era la fine dei lavori agricoli, si rinnovavano i contratti per i terreni agricoli per l'anno successivo, ci si scambiava il bestiame, insomma c'era il commercio di bestiame, eccetera, era per quello che era particolarmente sentita. Oggi chiaramente non è più così. Ci sono comunque esposizioni di bestiame, c'è l'esposizione dei macchinari agricoli, si ricorda molto questa valenza agricola, ma anche una vena più moderna. Se si va di pomeriggio si può girare tra le bancarelle, prodotti locali, vini locali, eccetera. E poi la sera l'anima come posso dire, Sì, più goliardica, quando si ecco, festeggia insomma, un il po' luppolo, più per diciamo, giovani, no? Si ecco. festeggia il luppolo, diciamo, la sera, ok? Rimanendo in tema agricolo. Ma infatti, perché ho visto che è proprio una festa molto, molto sentita anche dalle nuove generazioni, anzi, proprio una roba per giovani, no? Sì, assolutamente, ma in generale comunque le sagre devo dire che, ecco, io non sono mai stata a una sagra in Italia, quindi effettivamente non ho un paragone reale da poter dire, però la sensazione è che forse in Italia non siano neanche troppo così sentite, soprattutto dai giovani, anche che le evitano un po' come la peste. Qui diciamo che le sagre sono abbastanza ben frequentate, anche dopo, chiaro, dipende da quale tipo di appuntamento è, però una fiera come questa è ben frequentata anche dai giovani. Chiaro, i giovani Ecco, magari ma fammi più la capire. sera, più l'età media avanza, più l'orario di arrivo alla fiera diminuisce, insomma. Diminuisce, inversamente proporzionale all'età, l'orario d'arrivo in Esatto, fiera. Ma fammi capire, esattamente, come Radio 3i esattamente. avete seguito quindi questa fiera? Avete Sì, seguito. allora, dovuto non devi, però sì, cioè, tutti gli anni andiamo giù, anche con Teleticino, che appunto siamo una redazione che interagisce, siamo anche abbiamo la stessa redazione, Ok. ogni anno proviamo comunque a dare una copertura mediatica anche di questo evento, cercando di dare un taglio diverso perché chiaramente poi ogni anno bisogna cercare di dargli anche un sapore un po' nuovo, ecco. Quindi sì, i media sono anche abbastanza interessati a questa fiera, come anche magari se, rimanendo sempre a Mendrisio, Sì. anche alla Sagra dell'Uva, che è un'altra sagra molto molto Ah, quand'è molto qua? sentita Quand'è quella? nel Quand'è quella? Mendrisio. Quand'è la saga dell'uva? Quella è l'ultimo weekend di settembre, Ah, questa ce la siamo invece persa, ce la siamo persa. copre sempre l'11 Novembre. di novembre, e poi c'è anche una sua consorella, se Ah. vogliamo, che invece è ad Agno, nel Luganese, che si tiene verso marzo ed è invece San Provino, che è la sua consorella perché invece se San Martino è la fine dei lavori agricoli, San Ok. Provino è l'inizio e anche questa ha una lunga, lunga tradizione. Infatti l'anno scorso è stata lanciata una petizione per
inserire queste due fiere nella lista dei patrimoni Mondiale immateriali dell'UNESCO, dell'UNESCO. ecco. Ah, vedi. Dopo, chiaro, ci vuole sempre tantissimi, tantissimi anni per Sì. eventualmente. Però appunto, date diciamo, la lunga tradizione che hanno, c'è chi ha pensato, insomma, di lanciare anche questa Ma petizione. fammi capire quindi, in questo momento, quindi dopo San Martino, lo svizzero mi ci si chiude in casa fino a marzo oppure ci sono altre feste in mezzo per cui può avere un attimo di sprace? Vieni giù dalle Allora, valli, come funziona? prima c'è il carnevale. Ah, perché ho sentito molto il carnevale, soprattutto lì dalle parti tue di Mendrisio, così so che... Cioè, fammi capire, ma Mendrisio è un po' la Ibiza del Canton Ticino, mi sembra, a questo punto, cioè c'è sempre festa lì. Com'è sta storia? No, allora non la definirei così, anche perché il carnevale è sentito un po' in tutto il Ticino, Ah, ma anche ok. la Svizzera, mentre invece le sagre che ti ho citato sono molto più regionali, anche se chiaramente dopo attirano persone anche al di fuori, insomma, al di là della regione. Insomma, la Chiaro. Fiera di San Martino non è frequentata solo da chi vive nel Mendrisiotto, ma magari anche dal Luganese o non so se addirittura dal Bellinzonese, però sì. Addirittura da quanti chilometri sono dal Bellinzona, giusto per capire, 20 quanti sono? No, quante, no, cioè, capito? Beh, Addirittura sì, da però. Bellinzona, hai capito? Com'è che si diceva, No, no? beh, però È magari uno lontana fa la fiera Bellinzona, vicino sotto. all'Islanda Bellinzona, no? Era così che si diceva, giusto? No, però tendenzialmente magari la sera si rimane più nel Ok. proprio, insomma, Beh, però più dove posso si dire, Barbara, vive. ci stai aiutando però a sfatare un mito, il fatto che la Svizzera sia un posto noioso, un posto dove non ci si diverte. Col cavolo invece, c'è sempre festa, ci si diverte tanto e gli svizzeri sanno come far festa, mi viene da dire, cioè... O no? Ma allora, sì, allora ci sono Non sei tanto varie fiere, convinta. dopo è vero che comunque il Ticino comunque un cantone sicuramente più tranquillo anche a livello, insomma, di vita notturna. Ci sono questi appuntamenti che sono spesso sentiti, insomma, sono quelle, anche se vuoi, le occasioni di aggregazione, sono occasioni di aggregazione importanti, ecco, quello sì, quello sì. Chiaro, chiaro. È arrivato anche un WhatsApp da 331-7853-555 che dice: Good morning Milano, un saluto a tutti gli amici del Mendrisiotto. Il carnevale è stupendo, è bellissimo. Il carnevale a Bellinzona, ad esempio, viene detto. Quindi, insomma. Sì, il carnevale di Bellinzona, sì, ecco, è il primo in Ticino Ah, per vedi. grandezza. Sì, anche quello molto, molto Va sentito bene, come adesso faccio invece evento. una domanda fuori tema, non so se sei pronta, ma penso di sì. Allora, oggi Ci proviamo. con cosa apriranno i telegiornali di Radio 3i? Qual è la notizia in Svizzera che in questo momento sbanca? Allora, sono per niente impreparata perché oggi è il mio giorno di recupero. Siccome ho lavorato il sabato, oggi sono a casa dal lavoro. Ah, Quindi ecco. posso anche godermi l'ultimo giorno di San Martino. Quindi sì, mi cogli veramente impreparata, Fabio. Va bene, ma si parlerà ancora di San Martino, evidentemente, sicuramente, quindi insomma, terrà Immagino, adesso banco. non lo so perché non sono in redazione in questo momento, ma immagino proprio Terrà banco, terrà che banco si dirà ancora. qualcosa Benissimo. di San Martino, sì. Visto Benissimo, che è anche Barbara. il Allora, giorno del santo. buon riposo allora e buon lavoro per i prossimi giorni. Un saluto a tutta la redazione appunto di Radio 3i e di tutta la compagine appunto anche di Teleticino che appunto so che insomma siete sorelle, fratelli e cugini nella stessa redazione. Quindi buon lavoro ai nostri colleghi appunto di Radio 3i e Grazie Teleticino. mille, un saluto anche a voi.